Berlusconi cerca con me una rissa che io non ho alcun motivo di dare a lui. Io ho posto questioni politiche, penso che il suo ciclo politico sia concluso, lo sanno tutti, lo pensano tutti, anche quelli che sono a fianco a lui, e penso che lo pensi lui stesso. Noi abbiamo il coraggio di dirlo. È piccata la risposta di Raffaele Fitto alle provocazioni di Silvio Berlusconi sul suo allontanamento da Forza Italia, espresse durante l'esclusiva intervista rilasciata a Punto TV. L'europarlamentare non vuole sentir parlare però del suo nome come nuovo leader del centrodestra, piuttosto preferisce passare al contrattacco sulla campagna elettorale, lanciando la sua proposta di azzerare in 3 anni le tasse regionali. Noi facciamo oggi una proposta concreta, seria, rispetto a questa campagna elettorale, perché in Puglia dobbiamo ricordare agli elettori che 10 anni di governo di sinistra hanno portato ad un aumento delle tasse per 2 miliardi e 300 milioni di euro, 270 milioni di euro l'anno che i cittadini e le imprese pugliesi pagano per le tasse decise dalla regione. Noi abbiamo messo in campo una proposta che è quella di tagliare concretamente la spesa pubblica sul fronte della spesa farmaceutica, delle agenzie regionali, dei consorzi di bonifica e del ticket sulle ricette. Per fare questo e recuperare quei 270 milioni di euro che ci consentono in 3 anni di riazzerare le tasse in Puglia, perché quando governava il centrodestra non c'erano tasse di competenza regionale.